Da ieri. Allora, Presidente, 300 milioni in meno dal governo, lei dice siamo riusciti non solo a non aumentare le tasse ma a ridurle. Abbiamo fatto il miracolo, ieri abbiamo approvato il primo bilancio della mia giunta con questo miracolo. Il governo ci ha tagliato 300 milioni di euro, la regione Lombardia è riuscita non solo a non aumentare le tasse, ma a tagliare l'IRAP per le imprese dei giovani che si mettono appunto in questa attività. Abbiamo azzerato i ticket per 800.000 lombardi, anziani. E abbiamo cancellato il bollo auto per chi nel 2014 rottamerà un vecchio diesel per prenderne uno nuovo. Un impegno straordinario che segna la differenza tra la regione e il governo. Il governo aumenta le tasse, la regione Lombardia le diminuisce. Lei ha detto che già una percentuale di tasse resta in regione, sta iniziando a restare in regione. Sì, perché che io mi ero posto, che mi sono posto e che voglio mantenere è quello di aumentare la percentuale di tasse dei lombardi che rimangono in Lombardia, no? E questi soldi che abbiamo ottenuto nonostante i tagli del governo, per esempio con la riforma dei costi standard in sanità, mi permettono di dire che stiamo andando nella direzione giusta. Non saranno chiusi ospedali, non abbiamo bisogno di chiudere gli ospedali, quindi smentisco le notizie che sono uscite sui giornali. Sono molto soddisfatto di questo bilancio perché dà il segno di dove la regione vuole andare, abbassare le tasse ai lombardi, alle famiglie, alle imprese, ai cittadini in difficoltà, nonostante i tagli del governo, perché è giusto che sia fatto questo e noi lo stiamo facendo. Capitolo a parte Aler, 50 milioni in più per i creditori di Aler, lei dice, fatto capire, è l'ultimo anno, poi dall'anno prossimo tutti devono fare la loro parte. Abbiamo dovuto tamponare una situazione di crisi finanziaria dell'Aler Milano, non delle altre che sono in pareggio di bilancio, per evitare guai peggiori. Però studiamo, abbiamo fatto questo intervento, ma è l'ultima volta. L'anno prossimo chi governa l'Aler dovrà garantire il pareggio di bilancio e si può fare, certamente sì, in collaborazione col Comune di Milano lo faremo, l'Aler ha un patrimonio sufficiente a garantire questo. Il prossimo Presidente dovrà fornire le garanzie che alla fine del prossimo anno non ci sia un altro buco da coprire.